Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi di un'azione con il massimo potenziale di rendimento. Faremo infatti insieme un'analisi dettagliata di questo titolo davvero incredibile e cercheremo di capire quali sono le sue potenzialità e i suoi sviluppi futuri. Ma prima di iniziare e di vedere insieme qual è questa azione e quali sono tutti i dati da andare a conoscere per analizzare al meglio questa azienda, vi ricordo come sempre che questi video per essere realizzati necessitano di tanto studio, quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io come sempre vi ricordo che il contenuto di questi video è realizzato a scopo puramente educativo e pertanto non rappresenta alcun consiglio finanziario né un invito ad investire. Ma iniziamo immediatamente, ragazzi, e cerchiamo di capire qual è questo titolo che è un'opportunità davvero irripetibile, ovvero un magnifico titolo azionario con dividendi in calo del 36% che in realtà è pronto ad esplodere nel corso dei prossimi trimestri. Con una lunga esperienza nel garantire redditività, questa azienda si è andata in realtà a ritagliare uno spazio molto importante e si è andata a distinguere in un settore ciclico. Questa azienda, che vedremo a brevissimo, è cresciuta fino a diventare il principale produttore di veicoli per sport motoristici nel Nord America, con vendite che sono aumentate di 6 volte dal 2020. In questo periodo l'azienda stessa ha più che triplicato i rendimenti totali dell'indice Standard & Poor's 500. Tuttavia, ragazzi, nell'ultimo decennio la storia è andata in maniera completamente diversa. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire di che azienda parliamo. Parliamo, ragazzi, di Polaris Industries, che prezza 84,35 dollari ad azione. Rispetto al massimo storico raggiunto a novembre 2014, l'azienda è in calo del 46%. Parliamo di una capitalizzazione di mercato di circa 5 miliardi di dollari, un volume medio giornaliero scambiato di quasi 1 milione di azioni, ha un dividendo pagato del 3,13% ed è quotata sul New York Stock Exchange. È stata fondata nel 1954. Il suo CEO è Michael Spitzen, ha sede in Minnesota negli Stati Uniti e conta 18.500 dipendenti. Cosa possiamo andare a dire di questa azienda? Nonostante il raddoppio dei ricavi negli ultimi 10 anni, i rendimenti totali di Polaris sono in realtà diminuiti del 16%, poiché il mercato ha continuamente assegnato valutazioni sempre più basse al prezzo delle azioni della società nel corso degli ultimi 10 anni. Al momento questo titolo viene scambiato con un rapporto prezzo-vendita, cosiddetto PS, più basso dal 2000, al di fuori dei crolli del 2009 e del 2020. Polaris, quindi, è diventata in questo momento, secondo me, troppo intrigante per lasciarsela sfuggire. Oppure, in realtà, ragazzi, la domanda che ci facciamo è un business condannato a una valutazione profondamente scontata? Vediamo in realtà perché penso che sia più semplice andarla a classificare come azienda con una valutazione molto molto interessante in questo momento. Innanzitutto, ciò che possiamo assolutamente andare a dire è che questa azienda è un'azienda leader di mercato con la capacità di trovare nuovi clienti. Polaris, infatti, opera attraverso 3 segmenti di business: i fuoristrada, che comprendono veicoli fuoristrada e utilitari, oltre a motoslitte; strada, che comprende motociclette indiane e slingshot; e marina, che comprende pontoni e barche a ponte. Sebbene i segmenti dell'azienda siano vari in molti casi d'uso, le sue operazioni sono altamente cicliche, come evidenziato dal fatto che le sue vendite sono diminuite per 3 trimestri consecutivi. Con i suoi consumatori ostacolati dall'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse sempre più elevati,
Polaris ha visto le vendite diminuire di un altro 20% nel primo trimestre del 2024. Nonostante questo rapporto sugli utili deludente, c'erano quattro suggerimenti nascosti in questo ultimo dato che evidenziano il motivo per cui Polaris potrebbe rivelarsi un investimento entusiasmante a livello globale. Questo perché la valutazione odierna è una valutazione che è ai livelli più bassi dagli ultimi 10 anni. Andiamo per ordine, ragazzi, e cerchiamo di analizzare nel dettaglio questi dati. Sicuramente quello che si può andare a dire è che Polaris detiene la quota di mercato numero uno in Nord America nella sua più grande fascia di vendita, ovvero i veicoli fuoristrada, e il primo posto nei pontoni e nelle barche a ponte. Nel frattempo, c'è anche da dire che detiene il secondo posto nei mercati delle motoslitte e delle motociclette, completando quindi un portafoglio con quote di mercato sane in tutte le sue nicchie. Ciò che è emerso nella sua ultima dichiarazione sugli utili, tuttavia, è stato che, anche se le vendite sono crollate del 20%, Polaris ha in realtà aumentato la quota di mercato in tutti questi gruppi, ad eccezione delle motoslitte. Questi guadagni sottolineano che le recenti difficoltà hanno riguardato tutto il settore e che, comparativamente parlando, Polaris continua a sovraperformare nella sua nicchia di riferimento. Detto questo, c'è anche da dire che la domanda è affidabile nel settore dei veicoli commerciali. I veicoli fuoristrada utilitari dell'azienda rappresentano ad oggi oltre il 40% delle vendite di Polaris e sono storicamente affidabili grazie alla loro importanza per i mercati finali che vanno a servire, con clienti che vanno dagli agricoltori e dagli allevatori fino ai dipartimenti governativi, alle forze armate e alle imprese. Questi veicoli commerciali non sono realmente acquisti discrezionali e sono vitali per molti scopi lavorativi. Dominando questa nicchia nel mercato degli sport motoristici, Polaris in qualche modo si protegge da un settore spesso visto come del tutto discrezionale e ricreativo. Oltre a questo, ragazzi, c'è anche da dire che questa azienda ha una fortissima capacità di trovare nuovi clienti. E per fare ciò, ragazzi, analizzeremo a brevissimo una serie di dati. Prima di analizzarli, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Inoltre, fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscevate questa azienda e se ci investite. Ma torniamo al video per la conclusione dell'analisi. Dicevamo che questa azienda ha capacità di trovare nuovi clienti. Sebbene questi fedeli clienti di veicoli commerciali creino una preziosa base di vendite installata, la capacità dell'azienda di attrarre nuovi clienti rimane più forte che mai. Questo fatto è stato evidente nei recenti risultati pubblicati, poiché il management ritiene che il 70% delle vendite nel primo trimestre provenisse da clienti che non conoscevano i veicoli Polaris. Uno dei motivi di questo successo è il team Polaris Adventures dell'azienda, che collabora con allestitori locali per noleggiare veicoli per una serie di esperienze di guida uniche negli Stati Uniti. Questa unità ha fornito oltre 1,5 milioni di corse dal 2017 nelle sue 250 sedi e il management ritiene che i clienti abbiano il doppio delle probabilità di acquistare un veicolo Polaris dopo aver fatto un giro Adventures. Il potenziale calo dell'inflazione e dei tassi di interesse è anche molto interessante. Infatti, il CME Group ha recentemente calcolato che le probabilità che la Fed tagli i tassi di interesse a settembre siano aumentate dal 65% al 73% dopo un rapporto sull'inflazione migliore del previsto. Sebbene l'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse non siano problemi catastrofici per Polaris, cifre più basse sono certamente migliori per i consumatori, poiché i loro soldi andrebbero a questa azienda e i finanziamenti diventerebbero più economici. Se la tendenza dovesse continuare verso un'inflazione più bassa,
con alcuni tagli dei tassi di interesse, sicuramente c'è da dire che i verticali discrezionali che hanno faticato nel primo trimestre potrebbero riprendersi in un contesto di maggiore fiducia dei consumatori. Questa, quindi, ad oggi è un'opportunità che, stando ai dati, capita una volta ogni 10 anni. Sebbene questi fattori rendano Polaris una proposta di investimento intrigante per i loro meriti, la valutazione annuale della società la rende in realtà ancora più allettante. Viene scambiata a solo 0,6 volte le vendite e con un rendimento da dividendi del 3%, superiore del 30% rispetto alla media decennale. Polaris, quindi, è innegabilmente economica. Nonostante questo forte sconto, la società ha prodotto utili per azione e flusso di cassa libero positivi ogni anno da quando è stata quotata in borsa nel 1987. Grazie in parte a questa costante generazione di flusso di cassa libero, Polaris ha aumentato i pagamenti dei dividendi per 29 anni consecutivi. Anche dopo questa incredibile serie di pagamenti di dividendi, i suoi pagamenti hanno comunque utilizzato solo il 48% del flusso di cassa libero della società durante gli ultimi 12 mesi, che sono stati molto impegnativi, e questo lascia spazio a futuri aumenti. Sebbene la crescita dei dividendi abbia subito un rallentamento negli ultimi anni, il motivo dovrebbe essere musica per le orecchie degli investitori. Rinunciando a significativi aumenti dei dividendi a favore di ampi piani di riacquisto di azioni proprie, la società ha recentemente capitalizzato la sua valutazione scontata, ritirando il 14% delle sue azioni in circolazione nell'ultimo decennio. Grazie a questa accorta allocazione dei rendimenti in contanti per gli azionisti, insieme alle operazioni sorprendentemente robuste della società e alla valutazione scontata, Polaris sembra ad oggi essere un titolo magnifico da acquistare e mantenere per gli anni a venire. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!